Bello, vero? Era caduta. Stavo pensando, perché non fare un tutorial su come aprire la noce di cocco? Sono al supermercato, l'ho comprata, vediamo che succede. Voi direte, ma come faccio a riconoscere se è buono o meno? Intanto, se la scuotete si sente l'acqua all'interno. E poi guardate che bella, che bel colore. Questa è buona. Pugno. Ecco a voi il metodo più veloce in assoluto per aprire un cocco. Ovviamente ci servono un cacciavite normalissimo, un martello e un pelapatate. Servirà anche una scodella di supporto, il succo, l'acqua all'interno. Procediamo. Vi faccio vedere da vicino. Il cocco è diviso in questo modo. Ci sono due buchi uguali che saranno più difficili da rompere e un buco più decentrato che sarà quello da rompere per primo, quello più facile da rompere. Ora noi ne apriremo due in modo da far gocciolare più facilmente l'acqua. Una volta fatto gocciolare, per il metodo veloce, possiamo cominciare a martellare. Invece, per il metodo più lento, dovremmo farla riposare per un'oretta in modo che l'interno asciughi un pochettino e si stacchi più facilmente dall'esterno. Ci appoggiamo su un piano duro e cominciamo a martellare. Ecco aperta la nostra noce di cocco. Se vogliamo un risultato un po' più pulito, togliamo il succo all'interno, l'acqua all'interno e aspettiamo un'oretta. Se dopo che avete tolto il cocco dalla buccia volete togliere questa pellicina, basta un pelapatate qualsiasi e si toglierà via tranquillamente. Per il metodo bonus ci serve praticamente una morsa o comunque un modo per tenerla ferma e una di queste. Tagliamo al centro. Sempre attenzione a non farvi del male. Visto come si apre? Ovviamente attenzione alle dita e prima va tolto sempre il succo all'interno. Lo giriamo. Ho rotto il cavalletto, quindi sto facendo una cosa molto improvvisata. Ma mi riprocurerò un cavalletto decente. Stringiamo un altro po'. Ok, abbiamo aperto la nostra noce di cocco. Ora bisognerà farla asciugare in modo da poter togliere l'interno e poi si potrà mettere della terra e fare diventare così. Bella, no? No!
Attenzione, questo è il metodo più veloce, non è l'unico e neanche il più pulito per salvaguardare il frutto interno, lasciarlo integro. Ma funziona. In casi estremi non rimanete senza cocco. Se vi è piaciuto questo tutorial, mettete un like, seguitemi, scrivete qualcosa nei commenti almeno, ne parliamo. Ciao! Visto? Facilissimo. Questa è l'acqua del cocco. Se trovate delle impurità, potete pure filtrarla e berla o mettere a bagno il vostro cocco.